In questo momento siamo in collegamento telefonico invece con un graditissimo ospite, anzi un ritorno, sono contento, tante volte è stato qui a questo tavolo con me, oggi è in collegamento telefonico, diamo il benvenuto a Roberto Biscardini, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Roberto, allora hai scritto una missiva, una lettera, chi erano i destinatari? Sì. Ma la ragione della missiva è molto semplice, è da 15 anni che ci battiamo per vedere procedere il progetto della riapertura dei Navigli a Milano. Nel 2011 si fece un referendum e il 96% dei milanesi disse che era a favore di questo progetto. Poi si fecero degli atti, per la verità, a Palazzo Marino, favorevoli a degli studi di fattibilità per verificare la fattibilità dell'opera, e oggi questo progetto invece si è inventato nel porto delle nebbie. Ecco. Nessuno ne parla. Ecco, allora mi è sembrato doveroso ricordare ai consiglieri comunali, naturalmente anche al sindaco e agli assessori, che di fronte alle dichiarazioni trionfalistiche che abbiamo a Milano la possibilità di avere un bilancio espansivo, così è stato dichiarato, addirittura di 4 miliardi di euro per interventi di diversa natura, non ci sia neanche un euro per riprendere questo tema e fare qualche passo in più. Poi Roberto, ricordami se sbaglio che nel 2012 era stato inserito all'interno del PGT come piano strategico questo, quella della riapertura dei Navigli, sì. Giusto? Cioè 2012, stiamo parlando veramente di un'era fa oramai. Hai perfettamente ragione, è stato inserito nel 2012 come piano strategico, dopodiché nel 2014 e 2015 è stato approvato lo studio di fattibilità. Poi il sindaco è andato in Europa e l'Europa gli ha detto: ti diamo anche i soldi purché fai uno studio integrale del progetto. Questo progetto è stato avviato, ma non sappiamo i risultati, da parte di Metropolitana Milanese, ma tutto è sparito. Cioè, quando uno legge sui giornali gli articoli sulle cose più importanti da fare o meno importanti da fare, però neanche un punto di riferimento si fa a questo progetto. Ma quindi Roberto, la questione è solo una questione di fondi o c'è altro? Perché si ferma questo progetto? Perché non va avanti? Perché secondo me l'amministrazione comunale ha paura di affrontare un progetto che può apparire complesso, ma è certamente un progetto di altra natura rispetto a quelli di cui discutiamo tutti i giorni a Milano. Certo, se a Milano discutiamo continuamente di grattacieli, di occupazioni di suolo, di cementificazione della città, questo è l'esatto contrario. Chiaro. Cioè, questo è un progetto ambientale, certo, probabilmente che produce una ricchezza in senso del benessere generale per la città, ma certamente non fa ricco nessuno, e mentre oggi mi sembra che la città sia attenta soltanto a produrre ricchezza per chi è già ricco, per la verità. E quindi non è vero che non ci sono i soldi si possono benissimo trovare, e io ho fatto anche una provocazione, 4 miliardi di bilancio, il povero l'architetto Empio Malara, che per anni si era battuto per la conca di Viarenna come piccolissima opera, che è l'inizio del progetto, costa 10 milioni. Ecco, non si trovano 10 milioni per la conca di Viarenna e abbiamo un bilancio di 4 miliardi. C'è qualcosa che non funziona. E quindi questa cosa della conca è interessante, Roberto, perché tu dici non c'è necessariamente bisogno di prendere, iniziare tutto il progetto, tirare su tutto e riaprire tutto. Si può partire da lì. Cosa si potrebbe fare proprio lì dove dici tu, nella conca? Ma allora, la conca di Viarenna, che molti milanesi la conoscono, ormai c'è solo un vecchio riferimento alla conca che c'era fin dal 1400 in poi, lì proprio in via Arena, no? Si chiama via Arena perché è via Arena, insomma. Okay. Ecco, lì la conca c'è una vasca di acqua che segna il punto dove c'era la conca antica. Ecco, aprire quella conca lì vuol dire estendere la darsena verso via Conca del Naviglio, diciamo, superare via D'Annunzio e costruire un pezzo di Naviglio più a nord rispetto all'attuale darsena. Oppure, come diciamo noi, anche qui non si tratta di aprire tutto in una volta sola, la cosa più semplice è realizzare il tratto di via Melchiorre Gioia, che è il prolungamento della Martesana, dalla Cassina dei Pom fino
ai bastioni di Porta Nuova, e lì il Martesana, come molti sanno, corre ancora sotto via Melchiorre Gioia, quindi l'intervento è un intervento abbastanza semplice. Peraltro Melchiorre Gioia è un viale molto largo, si può aprire una Difficile. villa, lasciare due corsie di marcia per ogni senso di marcia, Ma dai, Roberto, dimmi la quindi è verità, uno. dimmi la verità, dimmi la verità. Cioè, tu la fai troppo facile, dai, non può essere così semplice. Dimmi la verità, dai. No, io dico che non si vuole fare una cosa semplice, e che non si vuole andare a cercare i soldi dove ci sono, perché questo è il punto. Se l'Europa ti dice nel 2018-19, 2018, 19. dice a Sala, noi siamo disposti a finanziarti a condizione che ci presenti un progetto, la mia domanda è perché il progetto non è stato presentato in Europa? Ok. E Per ricordiamo questo che è molto più quanto preciso. servirebbe per fare solo la conca di Via Arenna? 10 milioni, no? 10 milioni di 10 euro. milioni, quindi una stupidaggine, una Una vera stupida. stupidaggine, con tutti i soldi che si buttano via e con tutti i soldi che non si recuperano, perché insomma, Ma la domanda è purtroppo però, è. Roberto, ne spendiamo 10 milioni, ma poi abbiamo semplicemente una bella piazzetta, cioè è lì il problema, No, cioè poi come facciamo a no, guadagnare di no, no, nuovo? abbiamo l'estensione della darsena, cioè è come allargare l'attuale darsena, perché l'acqua si infila dalla darsena sotto via D'Annunzio e sbuca dall'altra parte in quello che oggi è un giardino davanti alle scuole elementari e medie proprio di via D'Annunzio, e arriva fino alla conca di Chiaro. Via Arena. Quindi è un pezzo di darsena in più, un pezzo di bellezza di Milano in più. Cioè, ricordiamoci che qua a Milano puoi fare 2000 grattacieli, 10 Expo, 10 interventi edilizi, non avrà mai Milano, come dire, la notorietà che avrebbe se aprisse i Navigli a Milano. Aprire i Navigli a Milano vuol dire diventare famosi in tutto il mondo, Cioè, tu dici io come è diventato. posso fare tutti i grattacieli che voglio, ma poi alla fine anche il turista più modaiolo alla fine comunque va sul Naviglio a farsi la foto poi comunque. Ma non solo, anche il milanese che vuole passeggiare Giusto. con calma e serenità in una zona con minore traffico. Poi, adesso siamo pratici, i grattacieli li godono coloro che li comprano e che vanno a abitare dentro, Sì. ma io che abito da parte di Città Studi, il fatto che ci sia un grattacielo a Porta Nuova non è che mi dà un vantaggio né di benessere né economico, non mi Chiaro. porta nessun vantaggio pratico. Cioè tu a te che costruiscono 20 grattacieli in più, non ci guadagni niente, No. ci guadagnano coloro che li comprano questi grattacieli. Ma dimmi un po', allora, la lettera l'hai spedita, adesso vabbè, con i tempi delle poste, compatibilmente con i tempi delle poste, qualcuno No, ti ha già risposto. è già arrivata perché è arrivata con una mail, Ah, vedi, quindi è bravo, arrivata bravo, Roberto. in tempo reale. È arrivata in tempo reale, Qualcuno ha già detto quindi qualcosa, ha già coloro. risposto, nessuno, fanno tutti finta di No, niente. purtroppo si è inserita in un dibattito altrettanto sconfortante che è quello di San Siro. Oh, mamma È mia, chiaro, no. cioè, voglio dire, Milano è bloccata da 6 anni a discutere di San Siro. Non so se vedremo la luce in un senso o nell'altro, ma insomma abbiamo una città paralizzata per quanto riguarda l'urbanistica, paralizzata per quanto riguarda San Siro, che anche quello è un progetto non per fare lo stadio, ma per costruire altri grattacieli intorno. E quindi siamo fermi lì. Cioè, noi chiediamo, pensiamo all'ambiente, pensiamo al paesaggio, pensiamo al benessere delle persone, pensiamo a ridurre il calore dell'aria facendo correre l'acqua in città, pensiamo all'acqua insieme ai parchi, ecco, pensiamo a una città diversa. Questo è il mio messaggio, diciamo. Che arriva forte e chiaro e che abbiamo ben compreso ed è per questo appunto che volevamo anche averti qui questa mattina dopo questa missiva appunto che hai mandato, anche perché appunto all'indomani dell'inizio appunto delle creazioni sul bilancio 2025 non vedere neanche un euro per i Navigli, insomma forse effettivamente ti hanno fatto un attimo trasalire sulla seggiola, penso, giusto? Perfetto, ma infatti vi ringrazio per questo vostro intervento e questo vostro interesse, perché purtroppo siamo anche in un mondo in cui la stampa, i media, eccetera, seguono l'onda, no? Sei inabissato anche nell'interesse della stampa questo Chiaro, chiaro, progetto, cosa chiaro. stranissima. Beh, Vabbè, allora va bene, noi, Roberto, seguiamo volentieri l'onda del Naviglio. Allora, va bene, facciamo così. Va bene, ok. Va bene, un moto le onde che ondoso.
Il moto ondoso Navigli che può produrre persino energia idroelettrica, Vabbè, allora perché qua proprio. le ricadute economiche del progetto sono molteplici, non sono solo la cosa per i turisti, non è solo un intervento per i turisti, è un intervento ambientale, ecologico, che noi, per esempio, abbiamo sempre pensato anche come produttore, per esempio, di energia elettrica, perché Chiarissimo. mettere le microturbine può produrre, possiamo fare le pompe di calore, possiamo fare intorno al progetto Navigli molte cose molto utili, usando in modo intelligente l'acqua, Bene, bene, bene. che non si usa. Perfetto, Roberto, Va grazie bene. mille. Facci sapere se qualcuno risponde, così poi lo ringraziamo anche della risposta e ci fa sapere anche la risposta nel caso, va bene? Va bene, ok, Buona grazie, giornata, grazie a Roberto voi. Biscardini, grazie mille e grazie di avere una visione Buona della giornata. città un po' diversa magari dagli altri, ma che insomma ci fa anche sperare in una città migliore.